È sempre molto delicato, sempre molto sentito il tema delle eccedenze alimentari, del rischio sprechi in quella che è la quotidianità dei punti di distribuzione. Oggi siamo venuti allo spazio Conad del Rossini Center e la scena che vedete alle mie spalle rappresenta la quotidianità di ogni mattina, quella di addetti al recupero dei prodotti prossimi alla scadenza che rischierebbero di andare al macero e che invece vengono recuperati dalla Fondazione Banco Alimentare, dai suoi volontari che appunto quotidianamente riescono a portare alle persone più bisognose, a categorie specifiche, questi prodotti. Un lavoro importante quello che viene fatto in questo, che rappresenta il punto di più grande distribuzione di supermercato, di ipermercato della città, tematica della quale abbiamo parlato con Alberto Moretti, titolare dello spazio Conad. Il tema è un tema attuale e penso che con la crisi che stiamo vivendo sarà un tema che avrà ripercussioni sempre più significative nel tessuto sociale ed economico di qualsiasi comunità. E noi siamo degli attori importanti all'interno di questa filiera e nel nostro modo di fare impresa siamo consapevoli che la lotta allo spreco e soprattutto la voglia di poter dare il nostro contributo nei confronti delle persone che ne hanno bisogno è un qualcosa che è importante e va gestito al meglio. Ritengo che vada fatto secondo logiche strutturate, perché è evidente che da parte di un'azienda come questa ci sono delle situazioni dove i prodotti prossimi alla scadenza possono essere innumerevoli e devono essere gestiti secondo una logica di un controllo della qualità e far sì che quel prodotto arrivi a chi ne ha bisogno nel miglior modo possibile. Pertanto da parte nostra, in funzione dei diversi capitolati che ci sono per ogni singolo prodotto, noi li stocchiamo e quando questi sono prossimi alla scadenza solitamente li diamo a enti o associazioni che poi li utilizzano per darli direttamente a tutte le persone, alle famiglie che ne hanno bisogno. Oggi ricordiamoci che nelle Marche ci sono quasi 45.000 persone bisognose. Da parte nostra c'è una forte collaborazione con l'ente del Banco Alimentare, il quale raccoglie questi prodotti e poi li distribuisce a diverse enti e associazioni, sono circa 250 nel territorio marchigiano. Un passaggio fondamentale nella catena del recupero delle eccedenze è quella del prodotto prossimo alla scadenza, che rappresenta uno snodo intermedio delicato. Sì, è uno snodo significativo perché come tutti quanti i prodotti hanno un'obsolescenza, una durata finale, per cui per evitare che ci sia proprio uno spreco di prodotto, noi sui prodotti prossimi alla scadenza applichiamo un bollino di queste dimensioni dove viene evidenziato che è un prodotto prossimo alla scadenza, però ancora commestibile evidentemente, e proprio per questo andiamo incontro a una vendita dando l'opportunità di acquistarlo con uno sconto del 50%. Questo lo facciamo ovviamente nei confronti di quei prodotti deperibili che hanno queste caratteristiche. Possiamo dare una percentuale di quante di questa mole di prodotti viene recuperata e quante inevitabilmente viene gettata al macero? Allora, tutto dipende da quelli che sono gli andamenti di ogni singola giornata, dalla capacità gestionale che abbiamo noi nel gestire al meglio gli ordini e le vendite. È evidente che ogni giorno è un giorno diverso, perché questi prodotti possono subire andamenti delle vendite diverse e di conseguenza è difficile fare un'analisi preventiva. Io, dai dati che ho visto, ritengo che parliamo di centinaia di tonnellate, non di questo singolo esercizio evidentemente, però di tutto un insieme di operatori che si stanno contribuendo in questa direzione qua, di centinaia di tonnellate che arrivano annualmente verso le famiglie che ne hanno bisogno. E penso che questo sia un gesto importante, significativo, e per aziende come la mia rappresentano anche un modo di fare impresa solidale e vicino alla comunità.